È una buffonata, il massimo del kitsch. Vadano a farla a Milano. Questa è una delle dichiarazioni che Luigi Brugnaro ha fatto durante un'intervista a Repubblica a proposito del Gay Pride. Una presa di posizione in linea con la decisione di ritirare i cosiddetti libri arcobaleno dalle scuole e con la polemica social col cantante Elton John, definito sempre nella stessa intervista un arrogante che da 3 anni non mette piede a Venezia. Se permette, ai nostri figli ci pensano i genitori, la famiglia con 2 donne e il bambinetto è innaturale. Le dichiarazioni del primo cittadino hanno scatenato le reazioni del mondo gay. Non è certo il Pride dello scorso anno ad aver messo in imbarazzo Venezia, semmai è la volgarità del sindaco Brugnaro a far vergognare la città di fronte a tutto il mondo, hanno scritto in una nota esponenti di associazioni dell'Arcigay Veneto, indicando che la sede del Pride non la decide il sindaco. Arcigay e le associazioni LGBT del Veneto, si legge ancora, non si faranno certo intimidire e la città di Venezia non si farà intimidire. Il Pride è il presidio dei diritti e delle libertà di tutti. Brugnaro, rilevano i firmatari della nota, è un vandalo della democrazia che mostra di non conoscere e di non rispettare Venezia, di non interessarsi ai problemi reali della città che non sono certo la presenza del Pride. Forse il Pride ha più cittadinanza a Venezia che altrove. L'unica cosa di cui la città non può essere orgogliosa, continuano, è il suo sindaco Brugnaro. Se ne faccia una ragione.